La verità vera è che un canale come questo ha funzionato fino a quando c'erano i cosiddetti saiatori, come si chiamano? I saiatori, che avevano il compito, vivevano nelle... avevano il compito ogni giorno di controllare le paratie, di fare la pulizia, cioè di una gestione quotidiana. Fino a quando ci sono stati i cosiddetti saiatori, cioè saialori, problemi di acqua non ce n'erano e il canale era rispettato. Oggi, con la gestione data invece a che non si capisce a chi, o al genio civile o agli altri, e mancando quel rapporto quotidiano con il canale che controlla e che fa la manutenzione, si spendono molti più soldi. Quindi il paradosso è che forse alla fine la regione dovrebbe ha troppe cose a cui pensare e nessuno che si prende cura veramente del proprio capitale. Si può continuare per altri 40 anni ad aspettare che arrivano i soldi affinché quelli del genio civile hanno la missione, possono venire, possono uscire, possono regolamentare, perché secondo me prima o poi si arriva al disastro, o si arriva anche al fatto che qualcuno rischia di farsi male o di inasprire gli animi e arrivare veramente a fare delle proteste. Ma è evidente qua che si vede che l'acqua c'è e che manca la manutenzione quotidiana e quella straordinaria.